1, 2, 1, 2, 3, 4. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. We would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here at the Palace Hotel Ballroom at this time. We certainly hope you all enjoy the show. And remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there are still some things that make us all the same. You, me, them, everybody. Everybody. Allora, rimettiamo insieme la banda. Facciamo un bel po' di date, un po' di denaro e bang, 5.000 bigliettoni. Sì, beh, ma rimettere insieme la banda per me non è una buona idea. Perché? Dici così? Si sono sciolti. Ora fanno tutti i lavori rispettabili. Ah sì? Ma sai che eri tu che dovevi tenere i contatti con quelli fuori? Sì, beh, qualche contatto ce l'ho. Qualche numero di telefono. Ma poi, scusa, qualcuno ti ha scritto? Qualcuno è venuto a trovarti in galera? Sai che quella lì non è gente che scrive lettere. E poi io ero in galera, tu eri fuori, eri tu che dovevi tenere i contatti con quelli. E cosa? Cosa avrei dovuto fare? Avrei dovuto toglierti le speranze. Come avresti sopravvissuto lì? Come saresti potuto vivere lì dentro, eh? Sì, ti ho mentito, ok. Mi hai mentito? Certamente, ma era una bugia fin di bene. Diamine. Che c'è? Piedi piatti. Oh no. Sì. Diamine. Mi scusi, signore, cosa avrei fatto? Tutto il semaforo qua rosso. Ma vi assicuro, la luce era gialla. Prego la patente. Diamine. Ma dico io, sono mesi che non mi fermano. Scommetto che quella lì ha il CEPIX. Il CEPIX? Controllo elettronico patenti e infrazioni del codice stradale. Patente attualmente sospesa, mandato in corso, arrestare guidatore, confisca vettura. Bene, la sua patente è stata sospesa, prego scendere alla macchina. Centrale, chiedo rinforzi. Cioè, tu spiegami, prima mi scambi una Cadillac con un microfono, poi mi racconti anche balle sulla nostra banda e adesso mi fai tornare dritto dritto in galera? No, non ci prenderanno. Siamo in missione per conto di Dio.